Benvenuti a questa nuova puntata di Web TV Fiuse Lombardia. Giugno, tempo di campionati regionali. Iniziamo da quelli di salto ostacoli che si sono svolti alle tre Sport Horses di Busto Arsizio. È sempre una manifestazione che è molto seguita dagli atleti, dagli istruttori, dai genitori. È sempre una grande festa. Sono molto propenso a inserire parecchie categorie di stile, perché è solo con lo stile che poi si cresce. Le difficoltà più grosse forse sono riuscire ad accontentare tutte le richieste, le necessità che un campionato poi comporta, dall'organizzazione prima, durante, alla scuderizzazione, agli orari, alle premiazioni, al divertimento, cercare di accontentare un po' tutte le esigenze. Però poi è anche una bellissima soddisfazione vedere la gente divertirsi, tutti contenti, e vedere la buona riuscita di una manifestazione. Percorsi tecnici, ma veramente divertentissimi, mi sono divertita tantissimo, che alla fine è la cosa più importante, e infatti sono arrivate anche poi le soddisfazioni. Volevo ringraziare tutta la mia squadra, quindi il mio istruttore Marco Galimberti, Danilo Galimberti e l'aiuto, il prezioso aiuto di Mario Verheiden, che sicuramente ha contribuito in modo appunto decisivo alla vittoria. Sono molto felice del risultato raggiunto, grazie soprattutto al mio cavallo Sanabis, che salta quattro giri senza toccare una barriera, e vorrei ringraziare anche il mio istruttore e i miei genitori per il supporto. Quest'anno ci sono anche varie attrazioni per i giovani. Il tempo ci ha assistito fino adesso. Genitori, portate anche i vostri ragazzi che non montano a cavallo per capire cos'è il nostro sport. Vi aspettiamo. Dal salto al dressage il passo è breve. Sui rettangoli delle scuderie della Malaspina i campionati regionali di specialità. Siamo in pieno svolgimento con il campionato di dressage. 160 sono concorrenti, grande successo, che parliamo sempre di numeri in incremento. Ho visto tantissimi ragazzi giovani, ho visto tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Speriamo che per il futuro sia qualcosa di positivo e ci porti tante soddisfazioni. Con l'arrivo del grande caldo abbiamo chiesto al dottor Ugo Carrozzo qualche consiglio per la gestione del nostro cavallo. Ci troviamo in una stagione che quest'anno è un po' strana, passiamo dal freddo delle scorse settimane, un freddo un po' anomalo per l'Italia all'inizio di maggio, a questo repentino aumento di temperature che si sono avute questa settimana, addirittura ci sono delle previsioni a 27-30 gradi, per cui i cavalli ne soffriranno sicuramente. È importante magari monitorarli con degli esami del sangue, curare la preparazione atletica come fanno gli atleti umani, perché sicuramente avranno degli squilibri e sarà importante integrarli sia con l'alimentazione sia magari con degli integratori di sali minerali o di vitamine. Però
Ogni caso sarà affrontato singolarmente. Il consiglio è quello, magari se i cavalli hanno un calo di rendimento, di fare degli esami del sangue, di valutare gli elettroliti, di valutare la cellularità del sangue, quindi i globuli rossi, l'ematocrito, e quindi poi integrarli. Ogni veterinario seguirà il proprio cliente, il proprio cavallo, facendo le opportune valutazioni e quindi le opportune integrazioni. Siamo nella scuderia di Filippo Moyerson, dove insieme al figlio Alberto ci insegnerà un nuovo esercizio in sella. Pigia sul tallone, alza la testa al centro. Buongiorno, oggi presentiamo un esercizio che può essere utile per i cavalli, per ginnasticarli, per vedere la qualità del loro galoppo e per correggere l'assetto del cavaliere. Abbiamo tre piccoli salti distanziati 10 metri e mezzo più o meno, e questo per farli in tre tempi tra un salto e l'altro. L'altezza può iniziare dai 50 centimetri per arrivare ai 70, non troppo alti. Deve essere un esercizio da fare di seguito diverse volte, ogni volta curando bene la curva, la perpendicolarità in cui si inizia l'esercizio, la centralità, la linea, e poi la curva successiva per ripeterlo. Questo è un esercizio utile da tenere anche fisso in un campo, da usare alla fine del lavoro, durante il lavoro. È molto utile, è molto interessante, può essere usato anche frequentemente. Arrivederci, buongiorno. Chiudiamo con Piazza di Siena, ringraziando tutti gli amici che sono stati vicino alla squadra lombarda e l'hanno supportata in questo importante appuntamento. La squadra junior di salto ostacoli ha preso parte alla Coppa del Presidente allo Xio Master Fratelli d'Inzeo, Piazza di Siena, a Roma. Il team lombardo, formato da Filippo Bolognini in sella Clementine 27, Silvia Guercilena con Quick Me, Marta Marelli e Contender, Mattia Marras in sella AE e Ginevra Pellicari con Damieche, è scesa in campo gara al galoppatoio di Villa Borghese, determinato a difendere la bandiera della nostra regione. I nostri giovani non hanno ottenuto il risultato che tutti speravano, classificandosi al sesto posto della classifica finale squadre. Al loro fianco, oltre al presidente Vittorio Orlandi, al tecnico Roberto Arioldi, allo chef d'equipe Nina Rizzoli e al consiglio di Fisia Lombardia, anche gli amici sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima esperienza e che continueranno ad essere presenti negli appuntamenti più importanti del futuro dei nostri cavalieri e delle nostre amazzoni. Lady Cap, ci teniamo a proteggere sempre i ragazzi, e siamo un'azienda 100% italiana, abbiamo ottenuto l'anno scorso il marchio 100% Made in Italy, siamo l'unica azienda italiana ad averlo. Io auguro alla squadra di Lombarda, così come a tutti i giovani, soprattutto di divertirsi, che è la cosa principale, però divertirsi in sicurezza, ed è per questo che consegniamo sempre Cap. Abbiamo iniziato qualche anno fa questo percorso a fianco di Fisia Lombardia, del Comitato Regionale Lombardo. Percorso per supportare le varie attività del Comitato Regionale. Quest'anno abbiamo deciso di entrare di più nell'attività, avvicinandoci ai ragazzi e supportare il team lombardo durante la Coppa del Presidente di Piazza di Siena. Utilizzano gli stivali più tecnici della nostra produzione, sono tutti concepiti con i nostri top rider, ascoltando le loro esigenze, e confidiamo che questi consigli aiutano anche loro un pochino nelle loro performance. I nostri ragazzi sono interamente vestiti con prodotti SARM, abbiamo studiato per loro queste giacche in tessuto molto elastico, idrorepellenti ma allo stesso tempo molto confortevoli e traspiranti. Sulla stessa linea abbiamo fatto delle polo con i colori della squadra lombarda, che sono il bianco e il verde. Anche per i pantaloni abbiamo usato dei tessuti tecnici particolari, molto elastici, molto traspiranti e che aiutano l'atleta durante le performance. Il tutto viene completato da un gilet in soft shell con gli stessi colori delle giacche, gli stessi materiali, sempre in materiali traspiranti e idrorepellenti.
Ovviamente la nostra collaborazione con Pisa e Lombardia non finisce qui, siamo noi un'azienda lombarda e quindi continueremo la sponsorizzazione di tutte le squadre che parteciperanno agli eventi più importanti, il non per ultimo Fiera Cavalli a Verona. Safe Riding anche quest'anno è a fianco di Pisa e Lombardia, promuovendo una monta in sicurezza al 100% grazie alle nostre staffe. Tutte le nostre staffe si aprono a 360 gradi per una sicurezza ineguagliabile, un comfort impareggiabile grazie alla pedana ammortizzata e basculante e il grip mobile. E poi una possibilità di infinite personalizzazioni grazie alle cover intercambiabili. Continueremo a sostenere Pisa e Lombardia e tutti i giovani cavalieri per una monta in sicurezza al 100% in tutti gli appuntamenti più importanti, da Fiera Cavalli a tutte le altre coppe delle regioni dove andranno a sfidarsi le migliori regioni d'Italia. Finisce qui la puntata di Web TV Fiese Lombardia. Ricordatevi di seguirci sui nostri social e iscrivervi al canale YouTube.